Ciao, mi stavo guardando queste pizze che sono appena arrivate dagli Stati Uniti, che sono un po' particolari. Non vorrei ancora anticiparvi, dirvi a che cosa servono. Qui in Italia sicuramente si trovano da qualche parte, però io facendo una ricerca breve e non veloce su internet non le ho trovate, quindi le ho comprate per una modica cifra totale di 10 euro in America. Poi vi farò vedere perché e per che cosa, per quale utilizzo sono adatte. Però mentre penso a questa cosa, vorrei mostrarvi un facilissimo tutorial su come realizzare un'altra cosa, cioè su come fare uno spillone da balia tipo questi, vedete, in filo metallico come sempre, quindi con la tecnica wire, e con delle asolette da cui si possono fare scendere dei piccoli pendagli, quello che desiderate, potete decorarle come volete voi, veramente molto semplice, spero vi piaccia. Ciao! Ecco, io userò del filo di rame, anche perché è l'ultimo filo del tipo, di questo tipo che posso utilizzare. Oppure potete utilizzare anche del filo artistico, che forse è anche meglio perché è abbastanza morbido in genere, è abbastanza malleabile. Il filo di rame è un pochino più sostenuto, perché dovrete usare comunque un filo da 1 mm. Io suggerisco 1 mm come spessore, quindi abbastanza spesso, altrimenti ne va della tenuta dello spillone. Allora, la lunghezza di questo filo è di 27 centimetri. Per ottenere all'incirca uno spillone, guardate, questa è una prova che ho fatto prima, uno spillone molto grande di questo tipo e con tre asole, come faremo noi ora. Allora, quindi 27 centimetri di un filo da 1 mm di spessore, possibilmente un po' malleabile, un po' morbido. Questo adesso sarà duretto probabilmente, ma comunque ci proviamo. Allora, prendiamo un capo del filo. Ah, una cosa, notate che ho stirato un po' questo filo. È il caso di avere infatti un filo piuttosto diritto. È importante che sia diritto il più possibile. Lo potete fare, lo potete ottenere con la pinza, con le ganasce di nylon di plastica come questa, che viene utilizzata in questo modo e che si può utilizzare sul filo da 1 mm. Oppure semplicemente guardate anche con uno straccetto, stirando piano piano con un po' di pazienza, stirando il filo in questo modo. Cercate di ottenere un filo diritto. Allora, prendiamo il filo da 27 centimetri. Una estremità che magari possibilmente cerchiamo anche di limare o di passare sulla carta vetrata, un minimo, un po' in questo modo. Questa è una carta vetrata da 04, sì, scusate, da 400 di grana. Faccio così, cerco di togliere proprio la parte che raspa di più. Dopodiché prendo questa estremità, misuro 6 centimetri di lunghezza circa. Allora, mi serve qualcosa, io uso un pennarello per segnare il punto. Oh, non si vede benissimo. Ecco, c'è. In questo modo. Poi con una pinza a punte tonde, come questa, afferriamo questo punto che ho segnato a circa, è una misura comunque che si può variare a seconda del disegno che vogliamo avere, di quello che vogliamo ottenere. Allora, afferriamo il filo qui e lo pieghiamo verso il basso, sia di qui che da quest'altra parte. Pieghiamo cioè tutti e due i fili per ottenere questa specie di uncino fatto in questo modo. Vedete? Una volta ottenuto l'uncino, prendiamo il filo più corto a circa 1 cm dalla sua fine, lo afferriamo con una pinza tipo questa e lo pieghiamo di netto a 90 gradi verso l'interno, così in questo modo, verso la parte interna. Adesso lo dobbiamo fermare. Per fare questo io prendo una pinza, prendete una pinza con la quale siete comodi, afferrate tutti e due i fili vicini, devono essere vicini in questo modo. Qui probabilmente ci sarà bisogno di utilizzare un'altra pinza per fare questa operazione, cioè per avvolgere il filo attorno. È pur sempre un filo da 1 mm, quindi abbastanza spesso. Quindi prendete un'altra pinza per aiutarvi a fare questa
manovra, questo movimento così, un giro e mezzo, due, non è molto importante. In questo modo, poi arrivo alla fine, posso tagliare o ripiegare, però è un po' duro, preferisco tagliare così evito di fare danni. Taglio in questo modo, ok. Schiaccio, se è il caso ricordatevi di passare un po' di carta vetrata anche qui. Allora, siamo a questo punto, vedete, abbiamo fatto questa specie di asola lunga. Allora, dalla parte interna dello spillone, così nascondiamo questo punto, facciamo in questo modo. Prendiamo una forma qualsiasi, uso la mia solita, quella un po' strana che uso per gli orecchini, e facciamo un'asola grande, rivolta verso l'interno appunto. Parto da qui, dal nodo, e calcolo più o meno, io faccio 1,5 cm, quindi all'incirca, anche questa è una misura variabile, dipende poi dai gusti, e comincio a piegare verso il basso, in questa maniera. Ok, posso togliere, quindi ho fatto un'asola diciamo abbastanza grande. Ora qui non è dirittissima, però non sta neanche male, secondo me. In questo modo, vedete? Adesso l'ultima parte di questa asola, proprio gli ultimi millimetri, li rivolgiamo verso l'esterno leggermente, in questo modo. Questo movimento ci aiuta poi ad afferrare l'ago. Adesso siamo arrivati a questo punto, avete visto? Abbiamo fatto questo. Allora, adesso tenendo la parte, diciamo, arcuata dello spillone verso il basso, cominciamo a fare le asole, ammesso che le vogliamo fare. Possiamo anche lasciare lo spillone liscio in questo modo, eh? Allora, diciamo che vogliamo fare le asole, devono essere per forza rivolte verso l'esterno dello spillone. Io faccio così. Allora, calcolo 1 cm dal nodo all'incirca, diciamo 1 cm, lo segno in modo da non sbagliare. Ora vedrete poco il segno perché ripeto sono costretta ad usare un filo di rame, quindi per motivi di colore non vedrete il segno. Comunque a 1 cm segno, poi afferro, attenzione qui a non sbagliare il modo in cui si afferra e si forma l'asola. L'afferro qui dove ho fatto il segno, sempre con lo spillone rivolto verso il basso, e lavoro solamente spostando il filo lungo. Faccio così, vedete? Lo porto di là. Adesso devo per forza uscire, se no non posso continuare a girare. E continuo a girare in questo modo. Ho riportato il filo, come vedete, per il lungo, in orizzontale. Ora, di nuovo, per poter distanziare in maniera corretta le asole, io misuro per sicurezza. Dal centro di questa piccola asola misuro un altro centimetro, lo segno e faccio come ho fatto prima. Fate le stesse identiche operazioni, altrimenti vi vengono asolette che sono magari diverse. Quindi facciamo la stessa cosa, afferro il filo qui. Se avete paura di farne una grande e una piccola di asola, segnatevi sulle ganasce delle pinze, il punto esatto in cui volete formare l'asola, così vi verranno tutte uguali. Ecco, faccio la stessa identica cosa di prima, cioè lavoro spostando in pratica il filo lungo, la parte lunga. Vedete, ho fatto una seconda asola, potete fare il numero delle asole che volete, anche una solamente. Io ne farò tre. Notate che sono girate tutte dalla stessa parte. Adesso vi faccio vedere in che senso. Allora, rimisuro, faccio come ho fatto prima, 1 cm dal centro della seconda asola e segno il punto in cui cade la terza. Ecco, questo non scrive più. Così. Allora, quindi spillone rivolto verso il basso, afferro questo punto. In questo modo, poi in alto con la parte lunga del filo, non sbagliatevi, non andate a destra. Abbiamo fatto sempre le asole scendendo da questo lato, io perlomeno ho fatto le asole scendendo verso sinistra e quindi devo continuare così, in questo modo. Ecco qua. Allora, tre asole, guardate, sono distanziate allo stesso modo, vedete, potete poi sistemare se qualcuna è storta, ma direi che va piuttosto bene. Allora, siamo arrivati a questo punto. Adesso, allora, io calcolerò
per poter fare poi tutto quel giro, quella grande asola che mi riporta allo spillone di qua, calcolerò un altro centimetro sempre dal centro dell'ultima asola. Allora, un altro centimetro, poi vediamo, ecco, un minimo si vede. Allora, poi facciamo un'asola abbastanza grande, non tanto quanto questa, però abbastanza grande. Io utilizzo, e vediamo dov'è la pinza solita, utilizzo quella graduata che non vedo. Eccola qui. Allora, utilizzo l'ultimo gradino di quella graduata. Sarà, beh, vi posso dire quant'è. Eccomi qua, vi posso dire che saranno circa. Allora, sì, beh, 5 mm. 5 mm. Ecco, scusate, sono andata a misurare perché sennò non si capisce bene di che grandezza debba essere. Allora, quindi faccio un'asola di circa 5 mm. Afferro il punto che ho segnato al centro delle ganasce e piego verso il basso. Scusate, mi muovo troppo. Verso il basso, verso l'alto. Poi adesso qui dovrò un po'. Devo modificare l'impostazione. Se voi usate qualche altra pinza, magari sarete più comodi. Così. Sto facendo fare un paio di giri al filo. Ecco, ritorno di qua. Allora, ritorno di qua. Vedete? Ora vi mostro. Avete visto? Uno, due, sono tornata verso il basso, in questa maniera. Vedete? Potete usare naturalmente anche una pinza come questa, qualsiasi cosa abbia un foro, però un foro, un diametro non proprio piccolissimo, sta bene abbastanza grosso, grossolano così. Adesso possiamo decidere la lunghezza della spilla, del lago precisamente. Allora, intanto taglierò, dunque diciamo che lo lascio piuttosto lungo per sicurezza, taglierò lo spillone in questo modo, facendo già, preparandomi a fare, come dire, la punta del lago, ecco, quindi un po' di sbieco in questa maniera, vedete? Ora questa graffia un po', quindi la passerò. Potete utilizzare sia una limetta molto sottile per smussare ancora di più e, come dire, rendere più affusolato, più appuntita questa parte. Oppure potete anche passarla sopra la carta vetrata. Ci vuole un minimo di invito, no? Per fare un ago. Questo modo. Poi attenzione che non, chiaramente che non sia troppo appuntito, ma direi che così vada bene. Ecco qui. Questo è lo spillone, come viene, vedete? Poi naturalmente potrete variare la lunghezza, l'ampiezza, insomma, come desiderate, però all'incirca questo è il risultato. Vi propongo questa variante molto divertente. Prima di finire, di portare a termine lo spillone, e anziché fare le asole, potete ad esempio infilare delle perle in questo modo, vedete? E poi terminare lo spillone. Facciamo l'asola come prima, quindi rivolta verso il basso, vi ricordate come prima? Io uso sempre questa solita, potete usare quello che volete, che è relativamente comoda, però mi dà una misura piuttosto giusta. Faccio così, non voglio avvicinarmi di più alle perle. Ok, faccio così. Faccio un giro e mezzo attorno alla pinza in questa maniera. Non è il massimo della comodità. Ecco qui, però guardate, questa è l'idea che volevo darvi. Potete in pratica creare uno spillone decorandolo con delle perline, magari qui 1 cm di lunghezza in più andrebbe bene, vedete? Però l'effetto è molto gradevole. Ecco, spero vi piaccia. Ciao!